in questo numero del TG Giovani. Cosa rischia la 17enne che ha sfregiato il Colosseo? Giffoni, festival dedicato agli indispensabili. Ecco come il bullismo causa problemi di salute, ansia, sbalzi d'umore. Ciao ragazzi, io sono Anna e sono qui per raccontarvi le tre notizie di questa settimana. Iniziamo subito. Una turista svizzera di 17 anni ha inciso le iniziali del proprio nome su un basamento del Colosseo. Questo gesto potrebbe farle rischiare il carcere fino a 5.000 euro di multa. Purtroppo però non è la prima volta che accade, infatti proprio qualche giorno fa un altro turista ha inciso le proprie iniziali e quelle della sua fidanzata. Cosa ne pensate? Voi avete paura del lago? Secondo i dati del Centro Nazionale Sangue, oltre un giovane su 5 in Italia non dona sangue per paura del lago. Infatti, la fascia d'età dei donatori che hanno dai 18 ai 45 anni negli ultimi 10 anni è diminuita del 24%. Non solo, un ragazzo su 10 invece dichiara di non essere interessato alla donazione del sangue. Siete fan di Harry Potter? Beh, pensate che la prima edizione del 1997 della Pietra Filosofale è stata battuta all'asta per 10.500 sterline. Pensate che nel 1997 il proprietario l'aveva pagato solo 30 centesimi. Ma si tratta, come detto dalla BBC, di un'edizione stampata in solo 500 copie, che adesso ha un valore enorme. Queste erano le tre notizie di questa settimana. Darà di immaginare è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao! Ciao ragazzi, io sono Mattia e questa è Radio Immaginaria. Anche quest'anno siamo a Giffoni Valle Piana per raccontare il Giffoni Film Festival, il festival del cinema dedicato a noi ragazzi. Quest'anno sarebbero dovuti venire due ospiti internazionali, Matt Smith e Asa Butterfield, ma verranno l'anno prossimo a causa di uno dei più grandi scioperi della storia del cinema, che impedisce proprio agli attori di parlare dei loro progetti, fare autografi o partecipare ad eventi importanti. Il tema di quest'anno è gli indispensabili, ma cos'è indispensabile per noi? Per me sono indispensabili i miei amici, perché con loro mi sento molto a mio agio e posso sentirmi libera di dire quello che voglio. La musica, perché riesco a perdermi nei miei pensieri. La mia mente e la mia agitazione. E beh, il cibo è la vita. Assolutamente i miei guanti da portiere. Per me è indispensabile il teatro. La famiglia. Per me è indispensabile il ventaglio, perché ragazzi, con questo caldo. Ma sinceramente non so cos'è indispensabile per me. Per me è indispensabile la musica. La sincerità. E il basket. Mi fa stare bene, mi piace giocare. Ogni volta che gioco, soprattutto con i miei amici, mi sento libero. L'arte, perché mi diverte. Dormire. Per me è indispensabile la Roma. Forza sempre e comunque, toglie. Per me è indispensabile la radio. Fateci sapere cosa è indispensabile per voi. E da Radio Immaginaria è tutto. Ciao! Da una parte un bullo o un gruppo di bulli, dall'altra una vittima, solitamente un ragazzo o una ragazza ritenuto diverso per etnia, religione, caratteristiche psicofisiche e orientamento sessuale. In mezzo una serie di comportamenti intimidatori e di violenza fisica e verbale che minano il senso di sicurezza e l'autostima di chi li subisce, creando un grave disagio nel presente e gravi conseguenze nel futuro. Il bullismo e la versione declinata nel mondo digitale, il cyberbullismo, sono oggi considerati problemi di salute pubblica. Determinano infatti disturbi d'ansia dell'umore, autolesionismo, deficit di attenzione e maggior rischio di sviluppare dipendenza da alcol e droghe. Marco Klinger ha intervistato per il format TV Medicina Top, prodotto dall'Ital Press, Luca Bernardo, direttore del Dipartimento di Pediatria all'ospedale Fatebene Fratelli di Milano. Un ragazzo, un preadolescente su due sono stati vittime di bullismo o cyberbullismo. Sono sostanzialmente due facce della stessa medaglia, quindi parliamo comunque di aggressione, di aggressività da parte di un bullo e del gruppo bulli. Poi il bullismo può essere, come il cyberbullismo, diviso e distinto in un ordine criminologico proprio. Questo ci hanno aiutato molto gli inglesi, ma oggi diciamo che siamo in Italia uno dei tre gruppi più importanti al mondo che si occupano di queste tematiche. Ahimè, l'aggressività, soprattutto dopo il Covid, è diventata, ecco, e fa da padrona. Fa da padrona, mi pare di capire. Purtroppo sì, nel senso che la chiusura a casa e l'utilizzo del web, anche se noi sappiamo che i ragazzi sono normalmente collegati anche di notte, ahimè, quindi più che dormire stanno collegati, si collegano. Ebbene, molti ragazzi, diciamo il 60% dei ragazzi, ha paura oggi di stare nel web perché ha paura degli attacchi di cyberbullismo. E quindi dopo il Covid maggior aggressività, maggior aggressività, e quindi colpire la vittima
attraverso una serie di meccanismi. Io ho parlato e raccontato ai miei genitori, alle mie insegnanti, ai miei amici, e quindi è venuto fuori il problema, è venuto fuori dove io vivo, quindi soprattutto fuori da casa, ahimè, esiste anche il bullismo, certo, familiare, il bullismo quindi a scuola. Allora io come mi fortifico? Recuperando l'autostima. Come faccio per recuperare l'autostima? Ovviamente non facendo dei corsi di palestra, diventando, no, certo, aggressivi, certo, ma assolutamente facendo un percorso con degli specialisti insieme a tutta la famiglia, insieme agli insegnanti, e anche progetti nelle classi e nelle scuole, ma in maniera coordinata, di specialisti che parlino di questi temi e fortifichino con la ragazza. Sono quelli che seguite voi, che tu hai, a cui hai dedicato tanto tempo in questi ultimi anni.